Consigliere Ricci, prego. Gli elementi di prova documentali raccolti dimostrano che tutte le scelte amministrative e gestionali sono sintetizzate e si sono rivelate anche in ragione della loro collocazione temporale, consapevolmente preordinate a garantire non tanto l'efficacia economica gestione dei servizi pubblici locali, quanto il mantenimento di una società, il CERT appunto, che lungi da rappresentare la forma economica di servizi di gestione territoriale dei servizi pubblici locali, di cui l'articolo 113 del testo unico, ha svolto nei casi presi in esame unicamente funzioni di stazione appaltante. Ed infatti la maggiorazione dei corrispettivi del contratto di servizio, la definizione dei corrispettivi extracontratto e extrabilancio, l'acquisto di azioni di un valore maggiore del reale, la verifica di utilizzazioni economiche e ingiustificate sono state nel loro complesso scelte allocative di risorse pubbliche che, violando le regole discontabili della loro corretta gestione, sono state distolte dai loro fini. Riesce a leggere la sua critica? Sono state risolte come fine destinate a tenere in equilibrio la dannosa gestione del centro. Presidente, non era la mia calligrafia, no? Ma sono concetti mutuali dal presidente della Corte dei Conti. Questi concetti in qualche maniera, questo richiamo, ci interessa un po' molto tutta questa questione complesse delle società partecipate che in qualche maniera si richiamano in questo pronunciamento della Corte dei Conti e questo invito a provvedere per quanto possibile a sistemare alcune questioni evidenziate nei bilanci di pregressi, in particolare fino a quello del 2007. E quindi comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria. C'è una serie di osservazioni veramente forti che la Corte dei Conti regionale fa sulla gestione, sui bilanci della nostra amministrazione. Sì. Prendiamo atto che per quanto è stato possibile l'amministrazione attuale in qualche maniera ha sistemato alcune questioni, altre devo dire francamente sinceramente normali, no? Alcune quelle sostanziali tipo l'acconto per la ricapitalizzazione delle società partecipate, come appunto acconto con duramento di capitale che invece destinate a ricanare le debiti e quindi catalogare come investimenti che invece in realtà hanno soltanto mediamente diversi e ovviamente non sono più risistemati, quello è quello rimane. L'eccessiva presenza nei rendiconti di residui di archivi che abbiamo un po' denunciato, come da quando siamo qui dal 2008 in poi, cominciano con grande fatica a trovare attenzione da parte dell'amministrazione comunale e cominciano a calare notevolmente. Sto a ricordare che ovviamente un eccessivo allungamento dei bilanci di residui attivi non giustificati in realtà crea un disequilibrio perché praticamente i disavanzi, gli avanzi di amministrazione che in realtà stanno per la loro gran parte nella presenza e con la presenza di residui attivi e residui passivi. E molti di questi disegnativi si prende atto che era tutto inesigibile e stato di bilancio probabilmente per far quadrare i conti. Ora, ecco, c'è stato un taglio piuttosto notevole su questi disegnativi, si è detto che molti di questi
sono più disponibili, sono stati intanto il bilancio tra virgolette pulito da questi fondi che ormai non si cassano, non si cassano più, quindi c'è un bilancio un pochino più attendibile, più legibile. Devo dare atto anche di una cosa, però con molta onestà, perché in realtà questi, per fortuna, devo dire, attenzione, che comunque questi residui elettivi che poi creavano questi avanzi di amministrazione, devo dire che fortunatamente questi avanzi non sono stati utilizzati, perché altrimenti la situazione sarebbe stata veramente drammatica. Adesso che non sia ancora per tutte le questioni che stiamo vivendo. Altri aspetti, certo, come le poste di sul conto terzi, invece il governo francamente non riesce a comprendere ovviamente l'importanza che siano aspetti spesso meramente tecnici contabili. Comunque noi c'è una questione ovviamente non possiamo che esprimere un giudizio negativo, no? Quindi non so se l'argomento poi deve essere votato, no? Non so, la va comunque votato, ovviamente. Noi pur prendendo atto di questa necessità dell'amministrazione che però purtroppo non riesce a poter adempiere a tutte le prescrizioni fatte dalla Corte, perché lascio temporale, ormai mi piace superare questi ultimi mesi, non serve più. Quindi noi esprimeremo comunque un voto contrario alla proposta di legge. Grazie consigliere Ricci, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola su questo argomento. Emerso dai verbali della Corte dei Conti, dati verbali, accertamenti fiscali, eccetera, eccetera, che hanno messo in risalto le distorsioni che hanno apportato per la gestione passata delle società partecipate e al bilancio del Comune di Viterbo e all'economia della città di Viterbo, perché hanno di fatto causato una gestione in monopolio di determinate attività, distorcendo quindi tutta quanta l'attività economica della città. Tutte queste cose, come ho avuto occasione di dire durante la discussione del bilancio e l'assestamento del bilancio del 2009, erano state denunciate regolarmente non solo da chi a questi banchi è stato eletto nel 2008, ma anche chi c'era in precedenza. E allora la nota è una nota politica. Già prima abbiamo parlato del ruolo della minoranza, diceva il consigliere Ricci, a volte sarebbe giusto dare un maggiore ascolto, e rispettare di più quello che viene detto da parte della minoranza. Questo è uno di quei casi in cui avere ascoltato quello che diceva la minoranza avrebbe permesso alla città di guadagnare anni e forse i rilievi della Corte dei Conti non sarebbero stati così difficili da rivedere, così difficili da applicare, e applicare i rilievi della Corte dei Conti significa dare un giusto servizio alla città. Quindi la minoranza non sta sempre qui a rompere le scatole e a fare il grillo parlante, e il grillo parlante a volte più che una martellata sul capo si merita di essere ascoltato. Grazie consigliere Natalini.